La scenografia del Palazzo degli Anziani, Palazzo Comunale di Pistoia, quest'anno scelto come sede per la festa del ciclismo pistoiese, una festa ormai che ogni anno fa vedere le varie premiazioni degli atleti, delle società, gli organizzatori e alcuni anche premi speciali come quello che è stato dato ad Aldo Bardelli, storico direttore sportivo del ciclismo pistoiese, con il premio che da oltre 50 anni ormai nell'attività, oppure quello dato a Marco Bettacini, presidente della Veloclub Monsummanese, per la squadra che ha organizzato di più gare. Presidente Luciano Talini ha voluto esprimere sia ad Aldo Bardelli con un premio ma anche con una lettera dedicata proprio a lui e alla famiglia, lui che è anche vicepresidente del Franco Ballerini Albion, squadra Under 23. I premiati tra gli esordienti del primo anno, il vincitore della categoria è stato Lapo Cardelli davanti a Jacopo Dani, e in terza posizione Andrea Stefanelli, i due davanti erano del gruppo sportivo Vianova, mentre il terzo era del team Valdinievole. Nella categoria esordiente del secondo anno a vincere è stato Thomas Del Frate del team Valdinievole davanti a Tommaso Pini, campione provinciale di categoria del gruppo sportivo Vianova. Terzo Poli Patrick della team Valdinievole. Nella categoria allievi invece a vincere è stato Lorenzo Giordani della polisportiva Mille Luci davanti a Vincenzo Russo, sempre a Mille Luci, e chiude il terzetto Lorenzo Boschi, sempre della Mille Luci. Nei juniores invece assente purtroppo per problemi legati a un'altra manifestazione il campione del mondo a cronometro juniores Antonio Tiberi, per cui sarà Franco Mignati, il presidente della società del team Franco Ballerini 2C, a ritirare il premio davanti al compagno di squadra Gregorio Butteroni e a Marco Cecchi, suo altro compagno di squadra, l'unica società ciclistica juniores nel pistoiese. Mentre invece nella categoria Under 23 sono state le formazioni della Mastro Marco con tre atleti e tre atleti della Ballerini Albion. Il primo posto di Vieli Costonici, vincitore anche tra l'altro della Firenze-Viareggio il 15 d'agosto, davanti a Gabriele Benedetti, campione regionale degli Under 23. Terza posizione per un altro da Mastro Marco Sensi Nibali, ovvero Niccolò Ferri. Mentre per la classifica a squadre giovanissime a vincere è stata la polisportiva Mille Luci davanti al gruppo sportivo Vianova, terza il team Valdinievole, mentre per la provincia di Pistoia la squadra che ha vinto è stata il team Franco Ballerini Albion, in prima posizione davanti al gruppo sportivo Vianova. Queste sono le premiazioni che si sono tenute qui al Palazzo degli Anziani a Pistoia per la festa del ciclismo pistoiese. Ora possiamo andare alle interviste e a sentire le impressioni dei protagonisti e alle istituzioni del ciclismo. Vittoriana Gariboldi, delegata provinciale per il CONI, oggi qui al comune di Pistoia per questa annuale festa del ciclismo pistoiese, un anno intenso per la provincia soprattutto. Sì, quest'anno è stata necessaria questa grandissima sala che è stata riempita, quindi vuol dire che i numeri ci sono stati. Mi ricordo l'anno scorso fu fatta presso il salone nostro del CONI, che ovviamente non ha questa capienza, eravamo effettivamente molto stretti. Grandissima attività appunto data da numeri e anche dalla valenza dei risultati. Moltissime società che fanno attività anche di un ottimo livello, lavorano anche sui giovani, quindi veramente tanti complimenti a tutti. Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale, ormai siamo nelle battute finali di questo anno, la stagione ciclistica almeno su strada si è conclusa, oggi si è tenuta la festa del ciclismo pistoiese qua a Palazzo degli Anziani a Pistoia, una provincia, quella di Pistoia, che aiuta molto il movimento con gare, eventi, dove insomma si vede che il ciclismo è ancora attivo. Ma sicuramente sì, una provincia che è sempre stata attenta al movimento ciclistico, ha sempre fornito atleti, dirigenti, organizzatori e manifestazioni che in qualche modo hanno completato quasi sempre un mosaico veramente importante della nostra regione. Una provincia che ha espresso veramente il valore del ciclismo, basti pensare
alla prima manifestazione internazionale che è stata organizzata in Italia, che è quella alla Firenze Pistoia, dove in qualche modo, ecco, questa provincia ha contribuito a movimentare il movimento ciclistico. Quindi io credo che questo sia un valore aggiunto, una provincia sempre attenta a quello che è lo sport del ciclismo. Ecco, prima con il consigliere nazionale Maurizio Ciucci si parlava del fatto che sono stati premiati molti giovanissimi. I giovanissimi sono il bacino del ciclismo, sono il futuro, bisogna tutelarli, aiutarli anche magari a poter andare su strada sicuramente. Ma sicuramente sì, è un po' come faccio sempre l'esempio del contadino quando butta il seme dopo aver arato il campo, in qualche modo, perché butta il seme per avere poi domani un frutto, e quindi per noi questo è importante, avere i giovanissimi, avere i ragazzi che in qualche modo prestano l'opera di fare del ciclismo, e poi per poi avere quei grandi campioni che questa provincia ha sempre espresso, e basti pensare ai Tafi, ai Ballerini, ai Sabatini. Quindi ecco, in qualche modo ha dato quell'importanza al movimento ed ha avuto anche ottimi risultati. Ecco, però il tema principale in questi ultimi tempi, con i vari incidenti successi, prima la Paternoster, poi la Busto, insomma, è la sicurezza, il tema sicurezza, perché i ragazzi vanno tutelati anche su questo lato qui. Cos'è, secondo lei, come presidente del comitato regionale, che si può fare? Parlando anche dell'incidente anche in gara successo a Giovanni Iannelli mesi fa, qual è il tema su cui bisogna continuare a battere? Ma sicuramente prestare maggiore attenzione. Maggiore attenzione nell'organizzazione delle manifestazioni, cioè suggerendo, aiutando anche gli organizzatori stessi a prevenire prima che curare. Scusate se adopero un termine per deformazione professionale, ma se si riesce a prevenire è quello che in qualche modo non pregiudica poi questi fatti purtroppo angosciosi. E quindi da parte nostra il suggerimento è quello, innanzitutto di rispettare il codice della strada, che è importantissimo anche negli allenamenti e quant'altro. E purtroppo ci sono automobilisti che magari non prestano attenzione, ma anche noi dobbiamo essere i primi a comportarci nella maniera opportuna. Quando si vedono tutti questi gruppi la domenica, il sabato, così in maniera un po' a ventaglio, si va ad ostacolare la normale circolazione. Ecco, quindi avere anche noi da parte nostra l'occhio di riguardo verso l'automobilista. Tutti insieme poi concorriamo a far sì per poi avere una maggiore sicurezza. Maurizio Ciucci, consigliere nazionale, oggi qui per questa festa del ciclismo pistoiese che ha premiato anche molti giovanissimi. Ecco, bisogna ripartire anche da questo, no? Dai giovanissimi, perché si dice sempre che questo è il futuro. Tanto con piacere sono qui, ma veramente piacere, perché comunque la provincia di Pistoia è sempre al centro, no? Del movimento ciclistico toscano. Si deve partire dai giovanissimi, è la base. Io ho sempre detto, se abbiamo un euro da spendere dobbiamo spenderlo lì e risalire, e questo è importante, perché se no altrimenti è un qualcosa che si interrompe nel tempo, no? Avere una base di attività di giovanissimi è fondamentale per qualsiasi altra società. C'è bisogno di impianti, c'è bisogno di costruire, c'è bisogno anche un po' di entusiasmo. Dobbiamo ritrovare entusiasmo nel ciclismo, essere propositivi. L'argomento di sicurezza ne fa un po' da padrone, ma è naturale, dobbiamo lavorare, fare meno polemiche e lavorare veramente per questi ragazzi, perché dobbiamo dargli tutto quello che è possibile per affrontare questo sport, che è bello, ma veramente bello, e insegna, è uno dei due sport che lascia qualcosa anche per il futuro. Ecco, hai parlato prima di sicurezza. Ecco, la sicurezza, nei giorni scorsi abbiamo visto la Bussi, la Paternoster, tu investite, due campionesse del ciclismo su strada femminile. La sicurezza è importante soprattutto perché dei ragazzini come i giovanissimi possono anche andare su strada e trovare dei pericoli, bisogna cercare di battersi su questa cosa. Ma sicuramente, guarda, proprio in questi giorni sono partite
le ulteriori due lettere da parte della federazione inviate alla Camera, proprio per riprendere i tavoli di lavoro, perché purtroppo l'instabilità che c'è stata anche a livello politico ha interrotto tavoli di lavoro che erano partiti un anno e mezzo fa, e quindi stiamo ripartendo. La sicurezza per i nostri atleti, per i nostri tesserati è fondamentale. Purtroppo la disattenzione degli automobilisti è sempre più evidente, però anche da parte nostra dobbiamo essere corretti, adottare tutti i sistemi, adottare tutto quello che può essere possibile per migliorare la nostra sicurezza sulle strade. Dobbiamo lavorare tanto e comunque anche noi comportarci molto bene. Ecco, oggi abbiamo premiato giovanissimi, esordienti, allievi, juniores. Da dov'è che la federazione deve ripartire, a parte dai giovanissimi, anche nelle categorie superiori, no? Qual è un modo magari per far avvicinare anche ragazzi più grandi di 12-13 anni al ciclismo? Allora, diciamo che il ciclismo è diventato molto ampio. Probabilmente su strada ha quelle difficoltà di inserimento che altre discipline non hanno. Faccio un'ipotesi, il fuoristrada, il BMX, tutti questi sport sono diciamo da parte di questi ragazzi 13-14 anni che magari hanno abbandonato altri sport, sono la via migliore per essere reinseriti, e poi non è detto che poi non arrivino alla strada. La strada inizia dai giovanissimi, anche perché c'è comunque un certo tipo di comportamento, di gruppo, del modo di andare, quindi è più difficile. La difficoltà di allenare ragazzi sulle strade aperte, un ragazzino che inizia oggi mette in difficoltà magari ragazzi che da tanti anni pedalano, il direttore sportivo veramente ha dei problemi, quindi da altre discipline. È proprio questo, dobbiamo ricordarsi anche a livello territoriale che il ciclismo adesso non è fatto solamente della strada, ma è fatto di tantissime discipline che aprono le porte a tanti ragazzi, e questo dobbiamo rendercene conto. Luciano Talini, presidente del comitato provinciale pistoiese, oggi qui presso il comune di Pistoia, una bellissima scenografia per organizzare l'annuale festa del ciclismo pistoiese, tanti premiati, una bellissima festa che ha visto anche l'impegno del comitato provinciale nell'ultimo anno. Sì, io sono rimasto più che soddisfatto, ma anche le condizioni di salute che forse non mi permettevano di venire stamani, ma quando si prende certi impegni si rimedia a tutto. È stata una bellissima gara, pensavo che ci fosse meno gente, dico francamente. Ho visto la sala piena, l'orgoglio migliore, la soddisfazione migliore è di vedere proprio le feste quando riescano in questo modo, bisogna essere più che soddisfatti. È stato un anno in cui vi ha visto impegnati molto, tu sei stato uno dei promotori del famoso ciclodromo Alfredo Martini di Ponte Buggianese, un ciclodromo ancora stenta un po' a decollare, ma ci sono l'impegno, sei stata le prime gare giovanissimi, le prime gare in quel ciclodromo che è stato voluto fortemente anche da te, dal comitato provinciale. Ascolta, io forse eri giovane, perché 20 anni fa io parlavo proprio di questo ciclodromo, non eravamo partiti con un ciclodromo. Da avere un ciclodromo, da poter mandare questi bambini a allenarsi, più che altro allenarsi, in sicurezza. Sono passati gli anni, sono sempre i problemi di finanziamenti, mancavano sempre i soldi. La sostanza è quella. Si era fatto prima verso la Villa Ancuri di Massa e Cozzile, dopo ci si trasferì in Colmata lì a Ponte Buggianese. Anche lì zona alluvionabile fu decretata dalla regione, e siamo passati, grazie proprio all'amministrazione comunale allora, con il sindaco Alligani, che si prese l'impegno appunto di ci trovò quest'area per poterci fare, cioè, 6 ettari di terreno, insomma non è poco. Io è 20 anni che tratto, ho sempre lottato per questo, mi sono ricandidato alle ultime elezioni proprio perché volevo vedere il ciclodromo finito. L'ho visto finito, però non l'ho visto decollare ancora.
Io mi auguro che le amministrazioni comunali, chi è interessato, riesca a fare un bando per la gestione e poter vedere il ciclodromo nelle sue vesti vere e proprie, quello che gli si compete. Ecco, nell'ultimo anno tante le gare si sono organizzate, abbiamo visto uno dei premiati, Marco Bettacini, che è presidente del Velo Club Monzumanese, che ne organizza tante di gare, ma ci sono tante società che non hanno tesserati, che comunque aiutano il ciclismo pistoiese e il comitato provinciale a organizzare queste gare, anche per in sicurezza, che non è la cosa più semplice. L'essenziale è proprio la sicurezza, rinunciare magari, non so, qui c'è la televisione, non voglio fare tanta pubblicità in mezzo, ma invece che tre televisioni, due o una, investire, c'è una determinata somma per la sicurezza, perché quella è l'essenziale per l'organizzazione delle gare. Qui in provincia quello che bisogna salvaguardare sono le gare ormai che sono arrivate a un certo livello, con un certo numero di anzianità, perché quelle rimarranno sempre. Quelle che vengono fatte da gruppi sportivi che hanno magari nascono 3-4 anni e poi muoiono, quelle gare lì chiudano. Invece quelle storiche, tipo la Diddi, tipo il Del Rosso a Montecatini, tipo il Gran Premio della Bonechi e tante altre che ci sono, vanno salvaguardate, perché sono gare che sono gli appassionati che lo fanno e lo faranno ogni anno. Questo è un segnale che bisogna dare, perché effettivamente sono persone che si danno da fare e amano il ciclismo. Io mi auguro che questo sia recepito da tutti e che queste gare mantengano sempre la loro validità come anzianità di gara.